Amici del Bardo, eccomi qui con le opinioni di Elin e Sel, registrate a pochi minuti dalla conclusione dell'evento. Allora, riassumiamo subito all'inizio quello che penso di questa kermesse. Beh, purtroppo SmackDown ha ancora una volta dimostrato di aver perso la sua identità. Possiede tanti atleti talentuosi, ma che sono fermi all'anno zero del loro progresso narrativo e che avrebbero bisogno di storie avvincenti e di tanti sviluppi che permettano ai fan di appassionarsi alle loro vicende. Ma tutto questo non viene scritto, non avviene. E siamo così sempre di fronte a un qualcosa che assomiglia a un già visto, a un già riproposto, a un qualcosa che abbiamo già subito o sorbito nel recentissimo passato. A me l'Inesel non è piaciuto e ora vi spiego perché, match dopo match. Iniziamo chiaramente in ordine cronologico, come facciamo di solito, e partiamo dalla sfida a squadre, New Day contro gli Usos. Beh, qui cosa dire? Anche stavolta è stata magia. È chiaro, se vogliamo approfondire il discorso tecnico, c'è stato tanto no selling in alcuni frangenti, ma lì devi far cadere la quarta parete, credere a quello che vedi, e tutto sommato le azioni sono state abbastanza ben costruite, abbastanza logiche. È stato un match strutturato all'inizio come si faceva 20 anni fa. Ma poi ci sono state tante mosse avvincenti, insomma non ho tante altre cose da aggiungere. L'incontro è stato un perfetto esempio di come è un Hell in a Cell moderno che si prende la libertà di essere intelligentemente violento. Quindi bene, siamo partiti alla grande, mi sentivo al settimo cielo, figata. Però subito dopo abbiamo avuto un incontro, non dico brutto, ma banale, ovvero Randy Orton contro Rusev. I due hanno svolto tutto sommato il compitino, ci hanno proposto un match di qualità televisiva, inteso di qualità da puntata settimanale di SmackDown, piacevole, lo ammetto, però niente di speciale, niente che mi ricorderò fra un paio d'anni, è uno dei tanti incontri di Rusev e di Randy Orton. Passato altri hanno fatto meglio sia con l'uno che con l'altro. Christian contro Randy Orton me lo ricordo ancora, John Cena alcuni match con stipulazione speciale contro Rusev, non l'ultimo, me li ricordo ancora. Questo entrerà nel marasma e nel baule del ok, c'è stato anche lui, però insomma c'è di meglio. Lo stesso possiamo dire per la sfida 3 valida per il titolo degli Stati Uniti, tra AJ Styles, Ty Dillinger e Baron Corbin. Anche loro mi è sembrato che abbiano svolto un compitino accademico. Il finale è stato un po' telefonato perché da quando insomma è stato messo Ty Dillinger nell'incontro, io e Luca ci siamo guardati e ci siamo detti la cosa un po' ci puzza e forse stai a vedere che sarà lui la chiave di volta che farà perdere il titolo a Styles. Ma al di là di questo, il match è sembrato molto caotico in diverse fasi, il timing degli atleti non sempre è stato perfetto, ma quello che è mancato, perché queste sono minuzie, è mancata una storia vincente, non prima, è mancata una storia vincente nel match, che è stato un combattimento furibondo, anche lui come quello precedente, piacevole, ma niente di eccezionale. Ma i problemi grossi iniziano dopo questo match, perché se abbiamo avuto una battaglia bellissima, straordinaria, due incontri tutto sommato accettabili, anche se non da saltare dalla sedia, anche se non da applausi a scena aperta, beh, il match femminile ha avuto tantissime carenze, quello tra Natalia e Charlotte Flair, e lo dico con grossa tristezza, perché sono due atlete che mi piacerebbe vedere in una cornice e con prestazioni diverse da quelle fornite stavolta. Beh, è stata una bella idea quella di giocare sull'infortunio della gamba di Charlotte, perché questo ha messo in evidenza le capacità di Natalia, capacità tecniche concrete, reali, che meritano una vetrina. Spesso in passato a Natalia questo è stato negato. E quindi ci sta, è la sua strategia, è il suo gioco, però Charlotte ha veramente accentuato troppo questo problema, dimenticandosene
improvvisamente, salvo poi ricordarsene subito dopo. Un paio di volte mi è anche sembrato che abbia sbagliato la gamba con la quale zoppicava, e l'apoteosi l'abbiamo avuta quando ha provato e ha connesso col moonsault da zoppa dall'interno del ring all'esterno. Questa tecnica, inserita per creare un high spot nell'incontro, era completamente inutile e mi ha tolto dall'emozionalità del match. Ci potevo anche credere fin lì, ero tutto sommato intrattenuto dall'idea, ho detto no, ok, sono disposto a credere a tutto ma non a questo. E ho notato anche le ragazze fuori timing in parecchie manovre, insomma mi sono sembrate poco avvezze l'una a combattere contro l'altra, un po' come se nei live event non si siano incontrate spesso e procedessero per tentativi. Almeno io ho avuto questa impressione, ho anche avuto la sensazione che Charlotte fosse parecchio fuori forma dopo le tante settimane nelle quali giustamente si è dedicata principalmente alla salute del padre Rick. Comunque si poteva fare molto meglio, le premesse narrative erano intelligenti, erano anche ben congegnate, ma come sono state poi dipanate durante il match, quella è stata una grossa delusione. Io credo che quando ci sarà la rivincita, anche perché il finale è aperto ad una rivincita, io credo che faranno molto meglio, anzi potrei metterci la mano sul fuoco, ne sono quasi sicuro. Qui per me hanno fatto male, l'incontro non è stato quello che poteva essere. Jinder Mahal contro Shinsuke Nakamura, so che vi sorprenderà, ma secondo me è stato un incontro abbastanza positivo. Ho spiegato, credo bene, in telecronaca come lo scontro, il clash dei due stili, non possa matematicamente portare a qualcosa di eccezionale. È stato un match vecchio stampo, anni 70-80, con Mahal che vince mostrando la sua imponenza fisica, le sue capacità mentali, il fatto di essere astuto, mentre Nakamura in tante situazioni, anche lui un po' come Charlotte, con l'infortunio che c'è e non c'è, è sembrato poco incisivo o ripetitivo nelle sue liturgie ed è uno dei suoi problemi più ricorrenti. Fra 10 giorni, 2 settimane riparte Chiedi al Bardo, ho già registrato un po' di episodi per crearmi un cuscinetto, qualora abbia degli impegni che non mi permettano di proseguire con la cadenza giusta. Una delle prime domande su Shinsuke Nakamura, quando la sentirete, capirete che molto di quello che ho detto allora, ed è stata registrata 5 giorni fa, si può applicare all'incontro di stasera, ovvero abbiamo un atleta sul quale è difficile sintonizzarsi perché non sappiamo chi è, cosa fa, cosa vuole, ha un'entrata divertente, appassionante, coinvolgente, però nel ring ha uno stile che è faticoso da seguire, ha uno stile che con pochi altri si sposa, almeno nel wrestling occidentale, per creare qualcosa di buono. Tra l'altro in quell'episodio di Chiedi al Bardo che deve uscire, insomma, vado anche a vedere quanti match singoli ha disputato Shinsuke Nakamura nella New Japan Pro Wrestling, almeno faccio una casistica indicativa, e vedrete, ma potete andare già a cercarlo voi, che ogni anno ne disputava poche decine in singolo, perché in Giappone gli incontri a squadre 2 contro 2, 3 contro 3, 4 contro 4 sono molto apprezzati, piacciono parecchio, ma hanno liturgie differenti e in più ti permettono, nei pochi match uno contro uno di cartello che hai, di dare il massimo, di creare qualcosa di epico, di straordinario, che risulta più difficile quando invece in WWE, su una area geografica vastissima, devi combattere 350 e 200 incontri a ogni giro di calendario. Quindi anche stavolta Nakamura non è sembrato né carne né pesce, il suo talento è innegabile, ma paradossalmente, e so che mi criticherete, mi darete dell'incapace, dell'incompetente da qualche parte sui forum, magari qua sotto nei commenti, paradossalmente per me ha fatto molto meglio Jinder Mahal, che è stato fedele al suo personaggio, quello dell'heel scorbutico che è difficile da contrastare, perché vince grazie agli aiuti esterni. Qualcuno salterà dalla sedia, ma Seth Rollins vinceva nella stessa maniera di Jinder Mahal ai tempi dell'alleanza con Triple H, Stephanie, l'Authority, bla bla bla. Cosa cambia tra i due? È che Seth Rollins arrivava dalle Indie, quindi era un atleta che sicuramente aveva capacità straordinarie, aveva fatto gavetta, sacrifici. Jinder Mahal non ha
questa lucentezza addosso perché del suo passato si sa poco, comunque è ritenuto un legno, ok? Un atleta difficile, poco malleabile e quindi non merita. Sapete che io sul non merita sono molto critico e non mi piace questa frase, però alla fine Mal ha fatto il ruolo che deve fare, che hanno fatto tanti altri. Il cattivo che vince barando, facendo vedere quello che sa fare. Quello che sa fare è un match molto fisico, molto intenso, dove il rischio è basso, dove il campione malvagio, il vince seguendo certi schemi tracciati da pionieri che li hanno sostanzialmente perfezionati 40, 50, 60, 70 anni fa. Però tutto sommato l'incontro, malgrado qualche pecca che vi ho raccontato, tutto sommato è stato abbastanza interessante in alcune fasi. Ma anche qui però mi trovo a dirvi quello che vi ho già ripetuto. Mi è sembrato il compitino, insomma. In settimana SmackDown ho parlato tanto, hanno fatto una puntata molto loquace. Io qui volevo i fuochi d'artificio, mi sono trovato qualcosa di normale, ok? Le note dolenti arrivano con gli ultimi due match della card. Bobby Roode contro Dolph Ziggler. Vi svelo un piccolo segreto: la mia pulsantiera, quella che uso a volte, non prende il mute, che è il tasto che schiacci per parlare col tuo partner. Quindi un pochino della mia analisi reale è entrata anche in telecronaca. Ci ho messo una piccola pezza alla fine, però è quello che vi dico adesso. Bobby Roode non è stato presentato adeguatamente al pubblico di SmackDown, che non è lo stesso che guarda NXT. Ha combattuto poco contro avversari di medio-basso livello, almeno nella gerarchia di SmackDown, non si è ben capito chi sia, cosa faccia, cosa voglia, entra soltanto con una bella vestaglia e con una musica che ti viene voglia di cantare. Ma chi è Bobby Roode? Cosa vuole da SmackDown? NXT è arrivato arrogante, voleva dominare NXT, renderlo glorioso. SmackDown cosa vuole? E Dolph Ziggler? Perché combatte contro di lui? Per un litigio, un battibecco così stupido, dopo qualche settimana in cui finge di fare delle entrate di altri e dove giustamente, secondo me, mette anche in mostra uno dei problemi odierni, ovvero che quando hai la sostanza magari non l'apprezzi perché ti sei appassionato al fumo, delle entrate, dei colori e non all'arrosto portato nel ring dei combattenti, quelli che giocavano col pallone da spiaggia mentre combatteva Cesaro, Sheamus, Rollins, Ambrose o i pesi leggeri, ne sono l'esempio più concreto. Vabbè, al di là di questo, il build-up è stato molto pessimo, molto negativo, e nel ring ho visto due atleti spaesati, che non sono riusciti a incoraggiare i fan alla partecipazione. Quindi sono convinto che l'impegno non sia mancato, ma anche qui come Natalia e Charlotte mi è sembrato che i due si conoscessero poco e procedessero un po' per tentativi, con la differenza che dall'altra parte abbiamo avuto almeno un tentativo di abbozzare qualche strategia, qui pure, ma è stato tardivo e non c'era proprio connessione, tant'è che molti tifosi, quelli più vocali, quelli più critici, quelli forse con meno pazienza, hanno iniziato con i soliti cori per CM Punk o per gente non presente nel palazzetto. Questo match, come ho detto in telecronaca, ha bocciato tutti e due, è stata una sconfitta per tutti e due, è stato un flop clamoroso. Non è così che Bobby Roode doveva esordire e non è così che Dolph Ziggler deve presentare il suo nuovo personaggio che ha comunque delle potenzialità. Dolph Ziggler è stato il primo avversario anche di Shinsuke Nakamura in un contesto completamente diverso, in un match studiato in maniera completamente diversa, e quello per me è stato il miglior match di Shinsuke Nakamura da quando è arrivato a SmackDown. E lì Dolph Ziggler ha fatto vedere che è veramente uno che nel quadrato ci sa fare, ha perso per un'incollatura, qui doveva disputare lo stesso incontro e perdere magari come è successo, ovvero perché l'altro bara, perché non riesce a tenere il suo ritmo. Sarebbe stata una prosecuzione logica della storia raccontata. Quello che è stato invece portato nel ring è un pastrocchio senza nessun costrutto, così come lo è il main event dell'In a Cell Falls Count Anywhere match tra Shane McMahon e Kevin Owens. So che non sarete d'accordo, ma io non sono un fan delle manovre spettacolari giusto per. La mia sensazione è che Shane abbia preparato l'incontro per far sì che le sue tecniche ardite superassero in pazzia quelle rese celebri una volta da Mick Foley, per essere lui l'uomo immagine dell'NSL negli anni a venire. Credo che lassù in alto, sulla cima della gabbia, qualcosa non abbia funzionato. Credo che il no selling, quindi il non vendere il dolore o certe mosse o l'effetto di certe mosse sia stato preponderante in questo incontro e che ci siano state un sacco di azioni assurde, tipo l'apertura della gabbia da parte di Shane,
tipo l'arbitro che non segue gli atleti sul tetto della medesima, ma è un false count anywhere, quindi dovrebbe essere lì per contare, tipo tante altre cose. Bello lo snodo narrativo di Sami Zayn, voglio vedere come va a finire, ma è l'unica cosa che aggiunge un po' di pepe ad un incontro che, ripeto, per me è stato un nonsense continuo, veramente il lato oscuro della luna rispetto alla faccia illuminata del New Day contro gli Usos. Tra l'altro, piccola annotazione personale, il match per il titolo WWE, quello di Jinder Mahal contro Nakamura, è stato ritenuto meno importante dalle vicende che coinvolgono un McMahon. E questa è una cosa che si ripete ciclicamente in WWE e che di certo non aiuta a dare lustro ai titoli. È vero che questo era un Hell in a Cell match in un pay-per-view che si chiama allo stesso modo Hell in a Cell. Però forse sarò io della vecchia scuola, il campione deve sembrare il campione, deve essere inarrivabile, deve essere l'obiettivo ultimo a cui tu vuoi aspirare, devi aspirare. Ma se tutta la costruzione, narrativa dell'evento è basata su una faida personale, familiare, mentre Jinder Mahal e Nakamura li releghi alle battute di Mahal che ride sulle foto, forse qualcosa a livello creativo andrebbe rivisto, e pesantemente tra l'altro, perché sei tu stesso che non dai benzina agli atleti affinché il pubblico si diverte e affinché arrivino con un contesto che li aiuti a portare nel ring qualcosa di particolarmente forte. Shane McMahon contro Kevin Owens, a tratti il pubblico cantava This is awesome, You Still Got It e quant'altro. Io però, ripeto, giudico il match nella sua interezza e non semplicemente per uno spot particolarmente ardito, e l'incontro ha avuto tante cose illogiche, irragionevoli. Il wrestling è un pochino illogico, quindi dobbiamo crederci, dobbiamo sospendere l'incredulità e divertirci. Però questo incontro no, cioè l'arbitro che non sale non ha senso, questo che apre la gabbia, esce, poi torna, cioè non ha veramente nessun costrutto logico. E quindi il voto è molto basso a questo incontro. A me non piace dare i voti, lo sapete, ma la mia reazione emotiva è scarsa, è scadente. Mi sono veramente un po' ammosciato, nel senso che, ripeto, sembrava un grosso spot pubblicitario per far vedere che Shane McMahon è fico e riesce a fare cose simili a quelle che ha fatto tanti anni fa Mick Foley e per le quali è diventato celebre e famoso. Lo vediamo comparire in tutti gli highlights. Non c'era quella cattiveria del ti batto e ti butto via. Shane McMahon poteva sconfiggere Kevin Owens, ma ci ha rinunciato. Perché? Perché ti devo far male, ti devo portare all'inferno. Ma che minchiate dite? Ti ha picchiato il padre, ti sconfiggo, faccio vedere che non sei uomo abbastanza per battere uno che non è un lottatore a tempo pieno, ti umilio e tu vai a casa con la coda tra le gambe il giorno dopo a SmackDown. Davanti a tutto il mondo ti faccio la paternale e dico a tutti, avete visto, sei un sacco di patate. Vuoi lottare per il titolo, invece, quando c'è un match contro di me, perdi, quindi per il titolo per un bel pezzo non ci vai, anzi ti umilio, inizi a fare i lavori umili per imparare cos'è l'umiltà. Chiaro, questo è Fanta Wrestling, ma avrebbe avuto senso un finale del genere su certe azioni che il match ci ha proposto. E invece no. Invece no, il match è stato strutturato per questo, per creare un bel snodo narrativo, Sami Zayn, che ora dovranno spiegarci, e spero lo faranno bene, e per creare delle immagini da Cineteca a uso e consumo di Shane McMahon, che vale più del titolo WWE, che vale più di tutto il resto, perché lui è Shane. Chiariamoci, i rischi che ha preso sono straordinari, cioè ha fegato, bisogna stringergli la mano, per l'età che ha, per il fatto che non è un lottatore, tutto quanto, non possiamo che metterlo su un piedistallo, perché il rischio degli atleti e dei combattenti io lo tengo sempre in alta, considerazione. Però sono sembrati dei rischi a uso e consumo prettamente personale e non inseriti all'interno della cronologia logica del match e non inseriti all'interno di un contesto dove tutti gli altri che questi rischi non possono prenderseli o non vogliono prenderseli sembreranno per certi versi inferiori a uno che combatte 3-4 volte all'anno da part-timer senza essere oltretutto un wrestler professionista, anche se in passato ha calcato il ring con una frequenza più alta. Va bene, queste sono le mie opinioni a caldissimo su Hell in a Cell, ora le carico sul web, poi vado a dormire perché sono molto molto stanco. Qua sotto, se vi va, con dita roventi, potete lasciarmi invece i vostri commenti, purché educati. Potete anche essere in totale disaccordo con me, se lo motivate meglio, ma l'educazione è la base del nostro dialogo. Grazie per l'ascolto e alla prossima analisi post pay-per-view. Ciao!